La domenica da resa dei conti nel girone I lascia il segno con un rumoroso colpo di scena ed un rimpianto ancora più assordante. La Samagor fa il bene suo e degli altri battendo l'amatoriale Bassiano a casa sua, la presa di una Bastiglia quasi inespugnabile, mentre il Campoverde si mangia ancora le mani e lo fa sempre negli antipatici minuti di recupero. Dopo il vantaggio di Sandi, un gol di Caccavale vale al Nola di Naisonzo la speranza, come la disperazione di Antonelli. L'Erclima Vacchetta Rossa invece va e prende 3 punti dal campo dei Santissimi Pietro e Paolo, con la rete di De Carolis che porta a 10 punti il bottino nelle ultime 4 gare. Il trio intanto va di moda non solo a Sanremo, nel girone H, 3 sorelle che proprio non vogliono separarsi e fanno a gara a chi prende la nota più alta. La sfida la vince per un gol lo Sporting Torbella Monaca, che sbaraglia l'esercito per 6-0. Solo 5-0, si fa per dire ovviamente, del Real Cava Frattocchie sul Pro Appio, con le reti di Meidi, Godi, Massullo, Tiberi e Colli. L'Arcefo invece trova uno streaming sito 1-0 con il fanalino di coda Academy Qualcio. Non di meno è quanto basta per restare agganciati all'avversario. Nel girone G la Jock Cocciano si gode la testa e testa l'attaccante, che mette a segno una tripletta fantastica. Finisce 5-1 con la Vis Romanova. Vanno sul tabellino anche Bono ed il solito Romei. Non molla però l'Atletico Monteporzio, che vince ancora 3-2 contro il Quarticciolo. I due vascelli continuano a navigare spediti e non fanno prigionieri. Tra 15 giorni però arriva lo scontro diretto, che più imprevedibile non si può.